questo mese sarà per voi l'inizio del mese, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato di latte. Potete scegliere tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora, tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui vestiti e sulla vetrata delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erba amara. Ecco in quel modo la mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli re dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta avete trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio. Signore sia con voi.
prima della festa di Pasqua. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al mondo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la giornata, quando il diavolo aveva già messo in cuore una figlia di Simone Iscariota di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto a Dio e a Dio per l'anno, si alzò da tavola, depose le vesti, prese una asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi verso dell'arco del catino cominciava a dare in piedi del discepolo e ad asciugargli con l'asciugamano in cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. È una formulazione che deve essere assai simile a quella dei Vangeli, ma è già cristallizzata all'inizio degli anni 50. In questo prezioso passo di San Paolo si stabilisce un collegamento con la celebrazione della Pasqua ebraica e la morte di Gesù viene interpretata come la nuova alleanza che realizza in senso pieno la liberazione significata appunto dall'Esodo. Similmente, quanto si verifica nella tradizione dell'Esodo, nel duplice comando che il Signore dà a questo e a voi di me, raccomandata la memoria permanente della vedova. Solo come Paolo ha trasmesso ai Corinti quello che a sua volta ricevuto, così le generazioni cristiane, succedendosi nel tempo, devono fedelmente trasmettere il dono ricevuto, il Vangelo. Immediatamente prima di camminarsi sulla via dolorosa, Gesù per indicare quale debba essere lo stile dei loro rapporti, sto parlando agli apostoli, dà ai suoi un'ultima lezione. Giovanni racconta in due fasi: il gesto della lavanda dei piedi e la spiegazione del gesto stesso. Gesù si spoglie delle sue vesti e si comporta come uno schiavo nei confronti dei suoi discepoli. Forse di nuovo che da parte di Simon Pietro una reazione comprensibile, che però segnala pure la sua incomprensione. Perciò Gesù, dopo aver lavato i piedi, i discepoli, riassume la sua posizione di maestro, riprendendo le sue vesti e sedendosi.
suo tempo e salvezza. Rendere grazie sempre e in tutto il mondo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso per Cristo nostro. Thank you.
Thank you.